E Radio Radicale, siamo con la senatrice Beatrice Lorenzin del Partito Democratico per parlare di una lettera che 76 parlamentari di questo ramo del Parlamento hanno inviato al Presidente La Russa per essere chiamate senatrici e non senatore. Questi sono anni particolarmente complicati per l'utilizzo del linguaggio e la declinazione di genere. Allora io ero curioso di sapere, lei che aveva firmato questo appello alla seconda carica dello Stato, che cosa ne pensa di come viene utilizzato il termine e se ritiene che sia in corso uno scontro di civiltà su questo tema. Ma io penso che piuttosto ci siano ancora dei retaggi e delle resistenze di tipo culturale che vengono non mascherate, però che vengono giustificate, per esempio, con la grammatica, no? O il significato etimologico della parola, no? Se originariamente era una parola neutra o se era un incarico, è una parola maschile. In realtà io credo che sia una questione di riconoscimento e di legittimazione del ruolo, perché se tu puoi dire deputato o deputata, puoi dire senatore o senatrice, perché non lo devi fare? Cioè, perché non devi utilizzare la declinazione femminile di un nome maschile? In origine quel nome era maschile perché non erano proprio previste le donne, cioè non era previsto fino a pochissimo tempo fa, come sanno tutti, che le donne potessero ricoprire determinati ruoli. Non era neanche inimmaginabile, no? Fino soltanto a 100 anni, 130 anni fa, cioè comunque prima che cominciasse una rivendicazione da parte delle suffragette. E comunque anche lì si parlava del diritto di voto, non dell'elettorato attivo, quindi o passivo. Quindi tu hai una questione che oggi nel 2023 dovrebbe essere, come dire, automatica, e ancora non lo è nel linguaggio, ma nella grammatica si nascondono spesso il diavolo, no? Quindi il linguaggio è uno degli elementi di modernità, è uno degli elementi che attualizza la società, tant'è vero che la lingua cambia, non è statica. Anche dal latino si è andati al volgare, ma anche dentro il latino c'erano tantissimi dialetti. La lingua si trasforma in base alle trasformazioni e alle contaminazioni che ci sono nella società. Pensiamo oggi a quante terminologie inglesi noi utilizziamo, e oggi rifiutarsi di utilizzare una declinazione al femminile è anche comunque voler cristallizzare un'immagine del potere come un'immagine maschile. Forse chi lo fa, anzi io sono sicura che chi lo fa non ha neanche questo retropensiero. Però io immagino, ho una figlia di 8 anni e mi piacerebbe che quando lei sarà grande non ci siano queste differenze, che quindi non ci sia problema a chiamarla avvocatessa, dottoressa, magistrata o in un altro modo. Dunque, lei ha mai corretto qualcuno quando la chiamava in un modo che non voleva, in cui non voleva essere chiamata? Allora, lei è stata ministro della salute o preferiva farsi chiamare ministra della salute? La notava questa differenza? È più comodo essere chiamati ministro? Guardi, io sono diventata ministro o ministra Ha proprio detto quando, ministro, è la esatto, ma prima è quella perché che conta. volevo giocare su questa cosa, proprio quando si cominciava a utilizzare la doppia dicitura. Quindi c'era chi diceva ministro e chi diceva ministra. Se mi chiedevano a me come preferivo essere chiamata, dicevo preferisco essere chiamata ministra. Però, anche lì, io mi ricordo una cosa che denota molto il clima. Per alcuni, personaggi con cui mi incontravo, non del mondo politico, del mondo professionale, mi avrebbero chiamato ministro. Cioè, era come una forma di maggiore identificazione. Questo ci fa capire quanto il mondo è ancora molto orientato sul maschile. Presidente o presidentessa? Presidenta? Allora, nel caso del presidente si arriva al macchiettismo, perché quando si è utilizzato il termine presidenta, era un modo anche per colpire la Boldrini nei tempi in cui era presidente della Io le posso Camera. dire una cosa, qui non voglio essere,
Io credo che sia molto importante la declinazione al femminile. Cerchiamo anche di trovare un modo però di non distruggere la bellissima assonanza della lingua italiana. Quindi nel caso di presidente, Non so, non allora dice presidentessa, secondo me va ho bene. capito, N non assume un tono da commedia il termine Ma presidentessa. no, vabbè, no, no. Oppure signora presidente, perché come si dice signor presidente, puoi usare anche signora Ecco, signora presidente. Presidente è più E elegante. sì, ma dipende sempre se il termine presidente è un termine neutro. Se è un termine neutro, secondo me si può identificare con il signore o la signora, come fanno gli inglesi o gli anglosassoni, no? Sì. Per esempio, Adesso però mi sta mettendo in difficoltà con no, 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 queste. no, no, io volevo dire una cosa. Per esempio, l'assonanza tipo segretario di Stato. Dire segretaria di Stato, allora dà l'impressione nel secondo caso di essere un impiegato di concetto. No, secondo me queste sono solo abitudini, cioè laddove noi utilizziamo il femminile con un ruolo diverso rispetto al maschile, no? Della stessa parola, quindi già la parola è la stessa, il significato grammaticale è lo stesso, però se noi aggiungiamo il maschile gli diamo un ruolo istituzionale, se mettiamo il femminile, questo però è un retaggio culturale, gli diamo un ruolo di mansioni, diciamo, minori rispetto al precedente. Quindi questo è un tema semplicemente culturale. Sì, l'ultima domanda. Che cosa significa questo galateo della parola che ci siamo autoimposti da almeno 10 anni a questa parte? Perché, per esempio, certe parole non le possiamo utilizzare e si sono aperti dei conflitti sull'utilizzo maschile di genere delle parole. Lei si è data un'interpretazione del politicamente corretto del linguaggio? Perché la linguistica è un fatto molto importante ed è sempre stato un elemento politico. Tant'è vero, se lei fa un'analisi delle prime azioni che hanno fatto nella storia i dittatori, è stato quello di cambiare alcune parole o di rimuovere dai Beh, vocabolari il voi, il noi, il tu. il tu, il lei, il voi, come sono stati utilizzati questi, ma anche aver, diciamo, cambiato alcuni vocaboli e avergli dato un significato diverso, aver eliminato diciamo, dal vocabolario terminologie, per esempio, straniere. Cioè l'utilizzo della lingua è sempre stato uno strumento del linguaggio molto potente nella storia e lo sa chi gestisce il potere. Quindi diciamo, una delle rivendicazioni fatte dalle donne negli ultimi decenni è stato quello anche di essere riconosciuta con prima con il proprio titolo. Immaginate quante, per esempio, dottoresse non vengono chiamate così rispetto al dottore, la dottoressa, professore, professoressa o i magistrati, come vengono chiamate le donne rispetto agli uomini. Cioè, c'è stato per tanto tempo nello stesso ruolo, dall'opinione pubblica, anche dal pubblico, la donna che rivestiva un certo ruolo veniva anche chiamata in modo diverso. Ma questo lo vedi spesso con le donne, anche nel mondo, diciamo, politico, delle istituzioni, dove la donna viene chiamata signora. L'uomo è sempre onorevole, dottore, professore o avvocato. Quindi questa cosa è un distinguo del riconoscimento del tuo ruolo istituzionale. Se non ci fosse, non è una questione di politicamente corretto, se non ci fosse bisogno di farlo, le donne non sentirebbero la necessità di avere un riconoscimento del proprio titolo. No? È come quando devi chiamare l'avvocato, la chiami avvocato o avvocatessa, ma non la chiami dottoressa. E lei, se va in un tribunale, ancora succede che rispetto alle donne molte vengono chiamate dottoressa e non avvocato. Quindi questo è un elemento invece serio di riconoscimento del proprio ruolo e anche di quello che, della fatica di quello che una persona ha fatto per raggiungerlo quel ruolo o quel titolo e non uno svilimento del titolo. Quindi io su questo non ci vedo un'ossessione politicamente corretto. L'ossessione politicamente corretta è su altro, ma non certamente su queste questioni. Come si aspetta la risposta di Ignazio La Russa, che nei giorni scorsi ha fatto anche un bel gesto carino nei confronti di Paola Concia dopo la polemica che c'era stata Sull'inspiegabile rimozione della Concia. E io penso che il Presidente non possa che accogliere questa nostra richiesta. Grazie alla senatrice Beatrice Lorenzin.